Una recente statistica ha evidenziato che nelle maggiori città francesi la seconda auto è utilizzata mediamente per non più di 40 km alla settimana e su percorsi che nella metà dei casi non superano i 3 km. In questo scenario, comune a tutti i grandi centri urbani europei, l'impiego di vetture a trazione elettrica rappresenta oggi la soluzione più concreta per ottimizzare il rapporto mobilità urbana rispetto dell'ambiente. E mentre le prime flotte di veicoli elettrici sperimentali sono attualmente utilizzate in alcune città francesi per testarne la loro efficienza, la Fiat ha già tradotto in un'offerta concreta questa particolare esigenza. Grazie alla 500 Electra e alla Panda Electra, la Fiat è infatti il primo costruttore al mondo a produrre e commercializzare due automobili a trazione elettrica. La Panda Electra conserva tutte le caratteristiche di simpatia, compattezza e funzionalità della gamma Panda. Pur essendo concepita per un utilizzo prevalentemente professionale all'interno delle aree urbane, la sua grande autonomia le consente di affrontare anche percorsi di collegamento extraurbani. La 500 è la prima vettura nella storia dell'automobile che viene proposta, sin dalla sua presentazione, anche in versione a trazione elettrica. La nuova City Car Fiat degli anni 90, concepita per rispondere ai profondi mutamenti in atto nel rapporto tra automobile e ambiente, è, nella sua versione elettrica, una concreta risposta alle sempre più diffuse limitazioni del traffico nei centri storici delle città. Panda e 500 Electra utilizzano entrambe un motore del tipo a corrente continua con eccitazione in serie. Una soluzione che assicura una coppia elevata sin dai bassi regimi e una potenza di 9,2 kW, 12,5 cavalli. L'alimentazione delle due vetture è fornita da batterie al piombo gel che non richiedono manutenzione. Sono inoltre predisposte per l'impiego dei più efficienti accumulatori al nickel-cadmio. La ricarica avviene in circa 8 ore. Il cavo in dotazione, che alimenta il caricabatterie di bordo, può essere allacciato ad una comune presa elettrica domestica a 220 volt. La trasmissione è assicurata da un normale cambio e relativa frizione, ma in città è possibile mantenere costantemente inserita la terza marcia anche per le partenze da ferro. La Panda Electra è in grado di toccare la velocità di punta di 70 km orari, mentre la 500 Electra raggiunge gli 80 km orari. L'autonomia di entrambe le vetture varia tra i 70 e i 100 km, a seconda del tipo di percorso, e sono in grado di superare pendenze del 25%. 500 Electra e Panda Electra sono disponibili presso la rete di vendita Fiat.